Vediamo se riesce a collegarsi. Dovrebbe. Eccola. Ah, Ciao, buongiorno Agnese. ce l'abbiamo fatta al primo colpo. È la nostra diretta Instagram, la prima diretta sia mia che tua. Quindi Esatto. è andata bene. Allora ci presentiamo. Io sono Agnese Gualdrini e lavoro per gli editori La Terza. Mi occupo dei diritti stranieri, dei diritti esteri. E ho il piacere di parlare oggi con Nora, che è una collega e un'amica anche, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, che è Rights Director di Suhrkamp, casa editrice importante, prestigiosa di Berlino, cioè in realtà doppia sede, Francoforte e Berlino. Attualmente gli No, uffici no, no. sono tutti a Berlino. Siamo solo esattivamente a Berlino, però Quindi, eravamo a Francoforte, eravate a storicamente. Francoforte, e a Francoforte c'è rimasta una sede eccezionale di rappresentanza dove ogni anno ci ospitate in occasione della fiera. Mi senti? Adesso sì, però la linea è un po' difficile, speriamo che vada tutto bene. Bene, allora mi hai detto che sei in ufficio, giusto? Sì. Eccezionalmente, la terza volta in 6 settimane. Beh, dai, una buona media, visti i tempi di Sì, lo reclusione. so, lo Io so. invece, come puoi vedere, ti sto intervistando dalla mia Sei a camera da casa. letto. Sì, dalla camera da letto, chiusa, Giusto. perché in salotto c'è il bimbo piccolo, Zeno, che speriamo non faccia irruzione mentre chiacchieriamo. No, ma ci mancherebbe, cioè, stiamo lavorando tutti in questi mesi in circostanze molto particolari. Molto particolari, è vero. Senti, prima di entrare così nel vivo della nostra chiacchierata e anche un po' del nostro lavoro, di come sta cambiando, se cambierà, le nostre impressioni, così dacci una panoramica veloce di cosa sta succedendo in Germania, ovvero cosa potete fare. Il vostro lockdown è un po' più soft rispetto al nostro e quindi volevo capire un Sì. po' quali tipo di libertà avete. Non so, per esempio, la famosa passeggiata la potete fare. Allora, sicuramente la situazione in generale è più soft in Germania. Poi, essendo uno stato federale, noi abbiamo questa particolarità che i 16 stati su tante questioni che proprio in questo momento ci toccano particolarmente possono decidere più o meno autonomamente, il che crea un panorama molto eterogeneo. Chiaramente c'è una linea, diciamo, nazionale, condotta di Angela Merkel, però, e dal governo, però. C'è una certa libertà che hanno i capi dei Länder. E questa, proprio in questi giorni, questa libertà si sente particolarmente perché il rallentare il lockdown e le misure che adesso vengono prese o le cose che sono consentite stanno cambiando molto in questi giorni, però diversamente. Nel paese, cioè a Berlino, per esempio, essendo uno stato a sé stante, praticamente Berlino da domani possono riaprire i negozi fino a 800 metri di quadratura. Grazie. Invece a Brandenburg, che è lo stato accanto, possono anche aprire, se ho capito bene, i centri commerciali, mentre in altri posti. I negozi non aprono proprio. Poi in alcuni stati possono aprire i parrucchieri, per dire, e in altri no. Ah, ok. C'è molta Diversità. cioè eterogeneità nelle Eterogeneità. misure. In effetti, ieri sera la Zeit, che è un nostro settimanale molto importante, ha pubblicato proprio una tabella praticamente che indica quale Stato ha preso quale misura Quali misure, certo. in questo periodo, cioè come cambiano le regole precise da Stato in Stato. Da stato a Per quanto stato. riguarda il nostro settore, le librerie. C'erano stati dove non dovevano mai chiudere del tutto,
Quindi sono rimaste aperte in alcuni istituti. Molti pochi, cioè, Molto però teoricamente era possibile in alcuni parti della Germania, e adesso da domani, poi altri la prossima settimana e altri ancora la settimana dopo, credo che possano riaprire un po' dovunque, il che non significa che lo facciano dappertutto. Il che certo. non significa neanche che possono aprire completamente, perché appunto ci sono i negozi che sono più grandi dei 800 metri quadri e così via. Cioè, è molto difficile dare un quadro generale in una situazione Molto così. composita. Ok, Ecco. allora a questo punto, visto che hai tirato in ballo l'argomento librerie, entriamo nel vivo perché in Italia anche qui si è andato avanti un po' diversamente da regione a regione. Non so se un po' tu hai seguito, ma si è creato Certo. anche un vero dibattito, no? Se fosse giusto aprire le librerie o meno, perché sostanzialmente l'idea era, siamo usciti fino ad ora, anzi possiamo uscire tuttora quasi solo per sfamarci. Certo. E quasi, diciamo, un mese dopo il lockdown, però anche sfamare la mente forse è diventato essenziale, è diventato un bene essenziale. Da qui c'è stato un dibattito serrato tra chi era pro e chi contro la riapertura, ma perché le librerie sono diventate quasi un simbolo. Del resto, io dico sempre che il libro è un oggetto in sé simbolico, perché è vero che ha un valore che può cambiare. No, spesso certi libri ci hanno anche cambiato la vita, no? Il nostro modo di interpretare il mondo, però è pur sempre un oggetto, è una merce, è una cosa che ha un prezzo di copertina e che dietro ha il lavoro di tantissime figure, tra cui noi due, per esempio, che poi arrivi in libreria. Per cui mi chiedevo se anche in Germania ci fosse stato un dibattito quasi filosofico attorno alla questione delle aperture delle librerie. Allora, in generale credo che siamo in una situazione dove ogni misura intrapresa risulta praticamente una questione filosofica. Cioè, su ogni misura che viene adottata ci possono essere dei approcci, delle idee molto divergenti, non su ogni proprio, ma su una gran parte. E quindi sono questioni molto delicate, è molto, molto difficile anche di dare una risposta unica o valida, se non impossibile. Il dibattito qua, proprio sulle librerie specificamente, non c'è stato. Chiaramente, proprio dall'inizio, dai primi giorni, c'è stata molto, come si dice in italiano, molta coverage, c'è Sì, molto copertura mediatica molta della cosa. copertura anche nella stampa sulla questione. Sulla situazione molto difficile delle istituzioni culturali in generale, cioè dei teatri, dei cinema, ma anche dei artisti stessi, cioè che non possono esibirsi, che non possono, che devono lottare per la sopravvivenza non avendo Certo. possibilità di andare in. Di esibirsi, di far vedere la loro arte, di vendere la loro arte. E questo è un discorso generale che si è esteso dall'inizio anche ai scrittori, ai libri, Nel libro. che le librerie diventano un simbolo. A noi che lavoriamo in editoria, non ci sorprende perché, appunto, essendo il libro è sempre due cose: il libro è un bene materiale, cioè anche una merce, ma soprattutto ha un valore, appunto, intellettuale, ideologico, un valore culturale. E c'è questa doppia responsabilità per le case editrici, cioè un editore cosa fa? Assicura a un autore di trattare al meglio la merce che gli è stato assegnato, cioè vendala, produrla, vendala, metterla al mondo, ma contemporaneamente
l'autore affida una parte molto intima sua all'editore, cioè non gli affida solo una merce, un bene, gli Esatto. affida anche un bene culturale, la Sì. sua opera. E Certo. questa cosa rende così particolare il nostro lavoro, rende particolare in conseguenza chiaramente anche il lavoro di chi alla fine questi libri li vende. Devo dire che ieri a Roma nel Lazio hanno aperto le librerie e ho visto qualche video di apertura di librerie e c'è stata una cosa che è quasi commovente: all'apertura della Sala Cinesca c'era già la fila fuori di gente che ha applaudito. Che bello, È stata una che cosa bello. bella, bella da vedere, e, cioè, per me, da lettrice, da addetta al mondo Certo. dell'editoria, ma anche i librai, no? Penso che per loro è difficile riaprire, perché poi diciamo anche la verità: chi lavora in questo momento corre dei rischi, questa poi, no? È una Certo. cosa che. Però allo stesso tempo ti senti parte di una comunità di persone, di lettori, di persone che apprezzano, no? Il tuo lavoro di libraio, anche nel nostro caso di editori in senso ampio, no? Di Sono contribuire. questi momenti di incontro È tra i bellissimo. lettori e chi fa i libri che sono importanti, che sono parte della ragion d'essere, della nostra ragion d'essere. No, Oltretutto. sono molto contenta di sentirlo cioè, per tornare un secondo a questa domanda, è veramente difficile argomentare col giusto o sbagliato in un momento dove appunto io non sono epidemiologa, si dice in italiano, cioè io non sono medico, Neanche non io. sono esperto, io Esatto. non ho idea cioè alla fine non ho idea, ho una mia opinione chiaramente, e questa opinione, essendo sempre un'opinione personale, poi è difficile lasciarsi dietro le spalle quando si entra in un altro ruolo, non quello della persona, cioè del ruolo personale, ma in un ruolo di lavoro, un ruolo professionale. Cioè io non posso lasciarmi indietro un personale dubbio se sia giusto aprire così Certo. in grande misura qua i negozi in Germania. Cioè, non lo so, io personalmente sarei andata più con i piedi di Più piombo, cauta. però dall'altro lato mi fa piacere in quanto professionista che la gente ha la possibilità di comprarsi dei libri. Perché poi di nuovo privatamente, come madre con due bambini a casa, homeschooling, cioè io libri miei ne ho in abbondanza a casa, c'è la biblioteca dei libri dove non trovo mai il tempo di leggerli perché leggo altri per lavoro, c'è e io sono a posto, però per i bambini avrei voluto comprare molto di più. E non ho potuto, e ho detto: Madonna, ma perché proprio in questo momento dove la gente trova il tempo, la possibilità di leggere, non riesce a farsi arrivare i libri? Infatti è una fase paradossale, no? In cui Sì. alla fine, le prime settimane, tutti stavamo a controllare l'ultimo aggiornamento istantaneo quasi sul coronavirus, no? Quanti contagiati, quanti morti, purtroppo, sempre, no? A cercare l'ultima notizia. Il libro è qualcosa che fissa nella carta, qualcosa rimane fermo, e quindi forse c'è anche bisogno di approfondire o di distarsi. Poi la letteratura è talmente varia, il libro è talmente vario che no, ci può offrire conforto da più parti e da più punti, questo sicuramente. Ma senti, partendo da questa cosa, diciamo che, come dici te, la questione libreria è difficile prendere una posizione perché non siamo librai, prima di tutto. Quindi io sono sia mi fa piacere che abbiano aperto, ma comprendo anche le ansie di chi ha deciso, per esempio, in autonomia, rispettabilissimo, di non aprire. E sto ragionando molto da quando è partito il lockdown anche su come sta cambiando il mio lavoro. Nel senso, spieghiamolo, adesso io non so chi ci sta seguendo, molti saranno amici, colleghi, molti magari semplici lettori. Il nostro lavoro è un po' particolare perché occuparsi di diritti vuol dire cercare di
Parlo della vendita adesso, poi vale anche per le acquisizioni in senso opposto, ovviamente, di promuovere all'estero i libri che noi pubblichiamo in Italia e che tu pubblichi in Germania e promuovi all'estero. Ecco, diciamo che questa pandemia, che all'inizio era un problema di Wuhan, della Cina, poi è diventato italiano e poi a macchia d'olio. È diventato globale, che è una parola che a me non piace, ma qui veramente siamo in una situazione globale. E devo dire che ci sono vari modi di proporre libri ai colleghi, come tu ben sai, come tu fai quotidianamente. Devo dire che io stessa nell'approcciarmi al lavoro di queste settimane sono più cauta. Certi libri a volte appaiono immediatamente invecchiati, diciamo che questo virus ci ha anche messi di fronte, no, a un modo nuovo anche di lavorare. Quindi mi rendo conto che faccio selezioni molto più accurate, molto più caute, dei libri da proporre, che non necessariamente e per forza di cose non sono libri che parlano di coronavirus, perché ovviamente non eravamo preparati, no, a questa cosa. Mi chiedevo se anche tu, hai questa percezione un po' diversa, ecco. Sicuramente. Sicuramente, cioè, mi sono un po', come dire, ho potuto nascondermi un po' dietro un dito perché il mio ruolo qua in casa editrice non è solo la vendita all'estero, ma mi occupo anche di tutti i contratti che firmiamo, quindi anche dei contratti con i nostri autori, traduttori, contributori. E di tutti i contratti dei libri che invece noi acquisiamo in Esito. traduzione. E quindi questo primo punto, cioè l'assicurare che i nostri stessi autori abbiano ancora in tempo debito i nuovi contratti, che noi li possiamo segnalare di essere presente per loro, di essere disponibili, di essere raggiungibili quando ci siamo tutti praticamente da un giorno all'altro recato nel smart working. Questa cosa mi è impegnato diverse settimane, instaurare una nuova possibilità di firmare contratti elettronici, riadattare tutti i nostri processi che noi eravamo ancora molto Tradizionali. diciamo tradizionalmente basati sulla carta. Abbiamo firmato contratti sempre in forma cartacea, con un via vai di spedizioni via posta. E questa era la mia prima preoccupazione, di assicurare che le cose possano continuare. Quindi con questo lato più che altro strutturale, amministrativo, ho speso le prime settimane. E l'ho fatta volentieri, non solo perché appunto era una cosa molto importante, ma anche perché mi sono sentita un po' di imbarazzo, sinceramente, ad offrire delle opere in traduzione, dei libri in traduzione a dei editori stranieri in un momento dove io, guardando il telegiornale e cioè, leggendo cosa succedeva nei rispettivi paesi, sapevo che loro hanno ben altri pensieri per la testa. Cioè, mi Certo. sembrava, per farlo concretamente, cioè io, occupandomi anche, cioè, essendo responsabile anche per la vendita in Italia, cioè a metà marzo, mi sembrava assurdo anche solo pensare di mandare una proposta a editori italiani. Cioè, che proposta devo fare in un momento dove appunto Sì. c'è. Ci sono questioni così esistenziali dove siamo tutti preoccupati siete voi, ma anche noi, tutti preoccupati per i nostri cari, dove hai pensieri, veramente altri pensieri per la testa che considerare un romanzo, anche un bel saggio tedesco per la traduzione. Non mi sembrava semplicemente il momento giusto. E quindi ho ritardato tutto parecchio, finché avevo l'impressione che era dovuto anche un segno
anche privato, perché il nostro lavoro contiene molto di privato. Ci sono relazioni, rapporti curati per anno, per anni e anni c'è un modo di ci conosciamo. E quando io parlo con un editore italiano, così come quando tu parli con un editore tedesco o francese, vi conoscete. E le raccomandazioni che facciamo normalmente sono sempre personali, sono basati sulla conoscenza dell'altro, della casa editrice, del programma, del pubblico che questa casa editrice ha, del suo profilo. E quindi, essendo così tanto di privato dentro le nostre comunicazioni di lavoro, mi era sembrato importante mandare prima di tutto un messaggio anche più o meno privato ai miei colleghi all'estero, per assicurarmi come stanno le cose e anche assicurarmi se vogliono ancora ricevere le mie raccomandazioni o se preferiscono giustamente dire questa primavera, guarda, non Lasciamo un abbiamo tempo, attimo né abbiamo insieme. testa, non abbiamo possibilità. E quindi ho cominciato relativamente poco tempo fa di rimandare veramente libri. Perché poi diciamo che questa emergenza che è diventata, diciamo, internazionale, che ha coinvolto tristemente un po' tutta l'Europa e gli Stati Uniti e tutto il mondo, è proprio sorta quando doveva esserci la Fiera di Londra, che 2 giorni prima dell'apertura ha deciso giustamente, tutti stavamo aspettando Ma anche un che. po' tardi, Sì, cioè. appunto dico, fin troppo tardi, perché insomma tutti eravamo stupiti che non arrivasse un segno, no? Perché spieghiamo brevemente cosa succede, che noi diciamo tendenzialmente, appunto, come dice Nora, lavoriamo sempre tutto l'anno, no? Con i nostri amici e colleghi, però le fiere sono anche poi un luogo dove questi contatti non rimangono solo chiocciola la terza.it, chiocciola Zurkamp, no? Cioè diamo dei visi alle mail, diventiamo in molti casi amici, cioè si è creata proprio una bella comunità internazionale, per cui parlare di libri alle fiere diventa veramente qualcosa in più, cioè che aggiungi, no? Si aggiunge qualcosa alla storia del libro o dell'autore, eccetera. Quindi in questa primavera sono saltate tutte le fiere, perché in Italia è saltata la Fiera di Bologna, poi salterà Torino, quindi poi è saltata la Fiera di Londra. Avremo Francoforte ad ottobre, grande punto interrogativo, chi lo sa? Sembra una situazione un po', insomma, assurda al momento pensarla, no? Io penso all'Agence Center. Che, spieghiamo, è un'enorme stanza in cui poi Proprio tavolini strettissimo. grandi quanto un tavolino da caffè, Ma vedono 2 persone parlare a una distanza di meno di un metro. no, cioè, siamo sinceri, ogni anno tre quarti dei centinaia di migliaia di visitatori della fiera di tutto il mondo tornano a casa malati, col Sì, già raffreddore, normalmente. Ma con io poi faccio qualsiasi ancora meglio, io parto anche malata molto cosa. spesso. Partiamo già malati perché siamo già stremati dalle settimane di preparazione, poi Esatto. là si fonde tutto e torniamo a casa quasi sempre malati. Quindi da questo punto di vista sembra un po' in dubbio se si dovrebbe fare questa Sì, cosa, in ma questo momento è quasi impensabile, poi non lo so. stamattina ho sentito nella radio che hanno ufficialmente disdetto l'Oktoberfest. Ah, ecco. Che è un Niente più. evento che tanti italiani conoscono con 6 milioni di visitatori ogni anno. Se Pazzesco. disdicono Oktoberfest, che è nello stesso periodo, non lo so, mi sembra difficile che la fiera ci sarà, ma mi faccio sorprendere. Assolutamente. Sì, forse sarà un anno così e forse dovremo anche ripensare il modo di parlare di I libri modi? per un po'. Ma certo, c'è cioè, Per poi. un po', anche se effettivamente, così vivendo in questa dimensione di isolamento che tutti stiamo vivendo, allo stesso tempo ci accorgiamo di quanto poi ci manca veramente la socialità, no? Con le persone. Effettivamente siamo in questo momento da soli, ma allo stesso tempo connessi. Cioè, io non so se tu usi social abitualmente.
Le persone adesso sono sempre perennemente in contatto, no? Postano qualsiasi cosa che fanno in casa, si fanno gli aperitivi via video. Noi stessi abbiamo iniziato con Casa Editrice La Terza a fare questi video che prima in diretta, no? Per parlare di libri, di noi, di editoria, che Sì, cosa che prima magari veniva riservata alla presentazione del libro, appunto alle fiere. Quindi forse diciamo è un momento in cui tutti stiamo sondando alternative, no? Al mondo di prima. Chissà se tornerà uguale a prima, oppure un po' diverso, oppure se le due vie, spero, potranno convivere. ma allora questa è un'altra di quelle domande molto Difficili. complesse e molto filosofiche che abbiamo detto all'inizio, cioè che qualcosa per forza di cose cambierà nella nostra percezione, nelle nostre aspettative alla vita, alla società che ci circonda, ai politici che ci governano, che qualcosa cambierà, mi sembra dovuto e soprattutto automatico, cioè non riesco a pensare che non ci siano, che questa situazione inesperimentata, cioè nuova, proprio Nuova, nuova, non abbia conseguenze. inedita, per dire una Sì, è cosa inedita praticamente, non nostra. abbia conseguenze. Poi che ci sono alcuni effetti che già stiamo sentendo adesso che vabbè, ci sono tanti effetti devastanti che sentiamo già adesso, ma ci sono anche pochi che io personalmente trovo molto rassicuranti, molto, molto belli. Cioè, c'è appunto un connettersi che c'è sempre stato, ma adesso ha preso profondità, ha preso anche sostanza e una sincerità che prima forse non c'era sempre, c'è proprio un sentirsi collegati, un sentirsi vicini, c'è un aumento di empatia e di una richiesta di empatia, cioè di apertura emozionale che io così in questa maniera prima non l'ho percepita e questa è bellissima, è molto, Sono molto bella. molto, molto d'accordo, sono molto d'accordo. Poi, proprio stamattina ho scritto a un collega americano che io ho la speranza, c'è cioè una di quelle speranze del cassetto, che appunto nascono anche qualche nuovo lettore, magari persone che prima non avevano tempo né idea né testa né occasione di incontrarsi con dei libri che adesso chiusi in casa, forse ne hanno preso uno in mano per caso e hanno scoperto il piacere proprio unico della lettura, Della questa è lettura. un'altra speranza. E poi, vabbè, molto concretamente anche vedere quanto poco basta in un tempo storico e ecologico, quanto poche settimane bastano per cambiare, anche alterare almeno, anche se sono solo momenti e sfumature, lo stato della natura, cioè lo stato del nostro sistema ecologico. Anche questo mi riempie di una certa speranza che non sia subito via Assolutamente. questa esperienza. Questo è molto vero. In parte diciamo, si riflette anche nei libri che poi diciamo, l'editoria è fatta anche di trend, che è una parola bruttissima, però di fatto è vero. Per esempio, nella saggistica, negli ultimi anni la popular science è diventata, nella saggistica, un settore veramente, veramente di punta. Adesso come adesso, per esempio, in Italia in classifica c'è Spillover. Quindi parliamo di popular science e già insomma negli anni scorsi e fino a poco tempo fa i grandi temi del cambiamento climatico e anche grandi autori italiani che vengono tradotti all'estero come Rovelli o Stefano Mancuso, cioè che hanno portato la scienza hard, perché sono anche concetti difficili, no? Non sempre facili, alla portata di molte persone con grande fascinazione. Mi chiedo se questa emergenza di coronavirus darà una spinta ulteriore alla popular science e
come la vedi tu, se anche la vostra classifica è dominata dalla scienza, anche se la cosa bella della classifica italiana, che ovviamente è una classifica ridimensionata nei numeri, perché essendoci delle librerie chiuse, ovviamente stiamo parlando di numeri molto contratti, è vedere spillover e vedere i grandi classici in classifica: La Peste di Camus, Città di Saramago Credo che la e peste in questo Orwell. momento sia in classifica e Quindi, dappertutto, anche in e la Germania. cosa mi ha fatto riflettere, perché quindi c'è bisogno di futuro, di scienza, ma anche di classici, quindi anche di scrittori, no? Non solo scienziati, ma anche la letteratura. In questo senso il nostro lavoro è bello, perché lavorare con gli scrittori poi ti consente di vedere le cose, no? Da più angolazioni, no? Penso sia forse la ricchezza più grande, no? Che abbiamo noi. Ma allora, tutto questo che hai appena descritto, cioè il rincorrere sia ai classici sia alla popular science, è un trend che già c'era in atto diversi anni, no? Cioè, anzi, credo che i classici non sono mai spariti. C'era già quando io ho cominciato in editoria, un po' più di 20 anni fa, c'era sempre questa ricerca del classico dimenticato, The Forgotten Gem, c'era sempre questa categoria di libri e questa necessità di rivedere cos'erano i tesori del passato. Ed è giusto che sia così, appunto. Poi il tempo che è passato da allora costituisce una specie di filtro. E viene riportato cioè quello che rimane dentro questo filtro sono dei gioielli particolari, i classici di tutto il mondo. E questi in un certo senso c'erano sempre. Invece la popular science, secondo me, soddisfa una necessità simile. Perché appunto stai cercando qualcosa che ti dia un aiuto, che ti dia delle risposte, che ti dia anche, nel caso della popular science, delle informazioni magari più accessibili della science in sé. Questi trend, i momenti quando c'è una grande richiesta di appunto spiegazioni accessibile, secondo me, è sempre connotato a certi momenti politici. C'è più insicurezza c'è sul livello politico, più polarizzato c'è l'opinione pubblica anche su diversi argomenti. Questa è almeno un'osservazione mia, cioè poi se sia corretta o meno, osservazione personale, ma io ho l'impressione che sempre nei momenti quando appunto c'è un disagio in una società, c'è una ricorsa molto forte sui libri, che dovrebbero spiegare qualcosa. Perché uno si sente quasi tranquillizzato, no? È vero, in questo caso che la conoscenza cioè, ti rende forte, nel senso che riesci a capire di più che cosa Ci gira sono delle attorno. risposte, e quindi in un periodo Esatto. dove magari ti senti poco assicurato in altri aspetti, la saggistica, la popular science, ti possono sembrare qualcosa di concreto, dove Certo, fermati, aggrappati anche forse. esatto. E al contempo penso anche che quando finirà l'emergenza, pure se ci saranno, ci parlano di fase 2, fase 3, non sappiamo neanche noi bene quali e come saranno, eppure ci sarà anche bisogno a un certo punto, credo, di evadere, no? Da questa ansia, no? Di collocarci per forza in un punto ci sarà anche bisogno Ci di sarà evasione. per forza, ci sarà una Quindi. grande onda di opere pensate e concepite proprio in queste settimane. Ci sarà un'elaborazione letteraria, artistica, poetica di queste esperienze uniche. E sicuramente ci saranno anche, io mi immagino che ci siano
tanti libri, ritornando alla popular science, su dei fenomeni, non fenomeni, in questo momento mi manca la parola corretta, cioè su degli aspetti psicologici. Ci saranno dei libri che parlano molto più Del risvolto profondamente, psicologico. forse anche tecnicamente, sulla depressione, sulle dipendenze, su degli argomenti estremamente importanti che tante persone adesso incontrano in un'intensità che nella vita pre-coronavirus forse non c'era. Sì, ha come l'impressione che ci sarà un pre e un post anche in letteratura, perché poi arriverà il momento in cui tutti noi, ma anche noi che non siamo scrittori, dovremo fare i conti, credo, con questa fase di isolamento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Gli scrittori bravi saranno quelli che scriveranno un romanzo, e forse fra anni, perché poi le cose si sedimentano, no? E non è necessario scriverlo. Ma forse anche appunto bravi scrittori normalmente riescono anche a trasportare, cioè non è che necessariamente devi scrivere sul lockdown con la tua famiglia, Assolutamente, però ma trasportare le idee, le dinamiche, le emozioni su un altro setting sicuramente accadrà, sicuramente. penso anch'io. Senti, per tornare brevemente, così in questa nostra chiacchierata sparsa, senza Sì, una un po'. no, sempre ragionando su questa cosa che stiamo vivendo. Che è una, tutti stiamo vivendo un'esperienza globale, no? Siamo tutti accomunati in questa fase di grande isolamento, tutti leggiamo o quello che abbiamo in casa o cerchiamo di farci spedire i libri a casa dove è possibile. Ecco, mi chiedevo, secondo te le traduzioni, cioè questa cosa che adesso siamo veramente in un'unica situazione, mi fa pensare che la barriera della traduzione, almeno in via teorica, dovrebbe essere abbattuta, cioè ormai viviamo tutti cose simili. Mi piacerebbe pensare che le traduzioni avessero uno slancio, no? Ulteriore, cioè che anche noi l'Italia traduce molti più tedeschi, molti più cinesi, molti più, no? Sarebbe bello. In conti fatti sarà una cosa molto difficile, perché forse andremo incontro a una grave crisi economica che farà sì che purtroppo ci sarà una probabile contrazione del mercato, e i libri tradotti sono più costosi, più rischiosi, pertanto, no? Per cui da una parte forse ci sarebbe più bisogno di, come dire, condividere, no? E dall'altra però c'è l'ostacolo pratico, no? Economico della traduzione. Io non so in Germania, in Italia purtroppo siamo un po' scarsi quanto sussidi di traduzione. Per la saggistica c'è un buon ente che si chiama SEPS, per la narrativa siamo Ma sono veramente fantastici, scarsoni. cioè SEPS sono fantastici. SEPS sono fantastici, per la saggistica sono un ente eccezionale, per la narrativa in Italia è già più complicato. Per esempio, in Germania. Adesso questo argomento lo incontro tutte le volte che vendo Sì. qualcosa in Italia. sì, questo è un gran argomento, le sovvenzioni di traduzioni in quanto uno strumento fondamentale della politica culturale, ma io l'ho sempre considerato uno strumento fondamentale della politica in generale, cioè uno strumento che dovrebbe in tanti paesi fa parte del budget del Ministero degli Esteri, perché appunto c'è il tradurre e aiutare altri a tradurre quello che è stato pensato e scritto nel tuo paese o nella tua lingua, comunque è una chiave, una porta fondamentale.
una porta di conoscenza di una cultura, di un paese, di un popolo, anche appunto di un insieme linguistico come lo possono essere per esempio la Germania, l'Austria e la Svizzera. Cioè, è fondamentale riuscire a presentarsi attraverso, come paese, riuscire a presentarsi attraverso le traduzioni. E io penso sempre che ogni euro, ogni dollaro, quello che sia investito nella sovvenzione di traduzioni, sia veramente un euro ben speso. È un ponte, no? Un ponte È tra un ponte, è una culture. porta, una chiave, come si vuol dire, comunque è una possibilità molto diretta e molto precisa che abbiamo di presentarci, di comunicare Esatto, l'uno con l'altro. sì, sarebbe bello in questo senso lavorare proprio sulle sovvenzioni alla traduzione anche per rendere merito ai traduttori che adesso in Italia perlomeno molto spesso non sono trattati benissimo, tra le varie figure editoriali, insomma, c'è ancora molto lavoro da fare. Ma Però è bene che ci sono tutte tutto il le settore editoriale mi traduzioni. sembra in quel senso un po' sovraffinanziato, proprio dallo scrittore fino al libraio. Però, Siamo un settore oddio. un po' così, Cultura. la cultura, La esatto. cultura. Senti. Parliamo di cose belle, qual è il vostro libro più venduto nelle ultime settimane? Abbiamo la fortuna di essere usciti poco prima del lockdown con il nuovo romanzo di Lutz Seiler, che è un nostro scrittore molto importante, che nel, oddio, 2014 credo aveva vinto, 14, 16, 14, aveva vinto Non importa. il Deutscher Buchpreis con il suo primo romanzo, che allora si chiamava Kruso. Chiamava? Kruso, che in Italia è stato pubblicato da Del Vecchio Editore. E adesso Lutz Seiler ha scritto questo romanzo quando era già un poeta molto affermato, poeta e saggista, e poi appunto questo suo esordio come scrittore di narrativa è stato fulminante, cioè il libro è stato tradotto in 22 lingue, ha venduto solo in Germania più di 300.000 copie, Wow. veramente un libro importante. E adesso, qualche settimana fa, cioè a febbraio, è uscito il nuovo romanzo che si chiama Stern 111, che è un nome di una storica radio, proprio un marchio di radio della DDR. È un romanzo bellissimo. Un po' escapistico in alcuni momenti perché sta facendo, racconta del primo anno, dei primi mesi del primo anno dopo la caduta del muro qui a Berlino, in un ambiente molto particolare, cioè quello dei. Oddio, mi manca la parola in italiano, di quelli che hanno occupato le case abbandonate, le case vuote. E vabbè, poi c'è tutta un'altra storia pure dentro, comunque un romanzo particolarmente bello, intenso, anche il divenire di un poeta. E questo, appunto, avendolo pubblicato a febbraio, aveva ancora avuto l'occasione di ricevere non solo vincere il premio della Fiera di Lipsia, che poi già la fiera non si è più tenuta, però il premio è stato annunciato in diretta in radio e lui l'aveva vinto. E c'erano anche le librerie appena appena ancora aperte e lui ha ricevuto una rassegna stampa folgorosa. E quindi il libro si è venduto bene, ha continuato a vendere anche con le poche librerie aperte e con quel poco che c'è ancora stato di distribuzione. Quindi è in classifica, è un In libro che. classifica da 7 settimane, primo Wow! posto. Esiste una traduzione in corso in Italia o Non no? ancora.
Allora, insomma, diritti sono liberi. i diritti sono liberi. Rivolgetevi alla fantastica Barbara Griffini, che è la nostra Editori italiani di agente. narrativa, fatevi avanti. Ecco, fatevi avanti Purtroppo con non leggo Barbara. il tedesco, quindi per favore Dai. spero di poterlo leggere in italiano È un gran bel libro. quando possibile. Va E da bene. voi invece? Cos'è il vostro Noi, libro? guarda, il libro che al momento è più venduto, tra l'altro forse ce l'ho qua, mi perdoni se lo faccio vedere, ce l'ho qui. È un libro che si chiama, lo vedi al contrario, giustamente, Child? perdonatemi. Vabbè, No. allora è un libro, lei è una grande fumettista francese, è un libro quindi tradotto, si chiama Bastava chiedere, sono 10 storie di femminismo quotidiano. È un libro molto particolare anche per la terza, perché noi in genere non siamo avvezzi a leggere. Grafica, però Capito. sono 10 storie, proprio 10 fumetti in cui sostanzialmente potrei dirti ogni donna si può riconoscere perché inquadra perfettamente quelli che sono gli stereotipi ancora oggi legati alle donne, cioè il ruolo della donna in famiglia, al lavoro, nella coppia, cioè quanto stereotipo e quanto cliché ancora oggi ci portiamo addosso. Un altro grande argomento. Un grande argomento e potrei dire che questa è un'opera veramente particolare perché all'inizio dicevo, non è, cioè, seguivo Emma, ma non è un'opera laterziana, ma in realtà è perché di fatto è un manifesto femminista tradotto in un linguaggio che non è il libro di saggistica, cioè è un manifesto femminista illustrato, potremmo dire, attraverso 10 vignette e devo dire che ha avuto una risposta di pubblico. Veramente, veramente bella, veramente eccezionale, che ci ha colpito molto e spero che, insomma, adesso con la riapertura delle librerie, lentamente ci siano ancora più Bello. lettori. Ecco, sì, è bello fare progetti, mi fa piacere che sia anche un libro tradotto, perché, insomma, si creano appunto questi ponti di cui Ecco. abbiamo parlato fino Ma tu adesso. personalmente hai trovato il tempo di leggere in queste settimane? Allora, io ho fatto all'inizio molta fatica, leggo tanto, le prime settimane ero un po' sopraffatta, devo dire sopraffatta dal click, cioè leggevo continuamente dati tecnici sul coronavirus, mi ero un po' ossessionata. Dopodiché ho detto basta, cioè, insomma, allentiamo un attimo la presa e ho letto Carrère, vite che non sono la mia, ma perché probabilmente parlava, non so se l'hai letto, una storia parecchio triste, per cui forse mi sentivo riabilitata a leggere una storia ancora più triste. Poi ho letto un romanzo molto onirico che si chiama I cieli di Sandra Newman, che ha pubblicato Granta e in Italia appunto alle Grazie. E adesso sto leggendo Buffy, sempre di Carrère. E tu invece stai leggendo qualcosa che ci vuoi consigliare, oppure anche se hai interrotto. Vabbè, in questo momento, proprio in questi giorni, sto leggendo un libro che mi ha colpito molto, molto bello, italiano, che mi aveva consigliato Antonio Salerio di Roberto Alaimo, L'estate del 78. Ah, Madonna, bellissimo, che bel l'ho letto, libro, molto veramente. bello, Cioè, sì. mi colpisce molto. Poi mio marito è di Palermo, quindi lo sento in qualche modo molto Un'assonanza vicino. siciliana, fantastico. No, per il resto ho cominciato a leggere i libri dell'autunno nostri che faremmo e poi come prossimo sul mio Comodino, no. sì, comodino praticamente c'è Permafrost e in Ah, Italia forse ha fatto Nottetempo. nottetempo, Sì, penso. sì. Bene. Quindi sì, ci sono delle belle letture che mi aspettano. Ci aspetteranno a tutti noi e A tutti speriamo, noi. esatto, speriamo anche se non a Francoforte di incontrarci presto, perché poi Sì. i libri sono belli da leggere in solitudine, però poi è bello parlarne, quindi anche diciamo le presentazioni dei libri con tanta gente. Leggevo oggi, poi chiudiamo perché poi Instagram credo che ci cacci via, un'intervista molto bella a Ken Loach che hanno fatto sul manifesto oggi, in cui diceva questa immagine in cui al cinema, adesso siamo tutti a casa a guardare Netflix, no? Quindi piangiamo da soli, ridiamo da soli davanti a un monitor, a un computer, a un iPad,
Invece la bellezza di poter stare al cinema di fronte a una commedia e ridere tutti insieme, no? Cioè l'idea di Sì, tante è vero. persone che condividono un'emozione. Vabbè, Speriamo. la lettura è un momento solitario Esatto. comunque, però appunto non è un caso che questi momenti delle fiere, dei incontri, anche Esatto. i reading club e quello che sia, sono talmente importanti per le persone perché dal solitario, dalla tua esperienza personale, ne hai sempre voglia di condividerla, sempre Esatto. voglia di raccomandare, di fare gli altri partecipi di questa Esatto. tua esperienza e quindi sì, Bene. speriamo di vederci presto. Speriamo di vederci presto, lanciamo questo messaggio di condivisione di libri, pensieri e presto anche di abbracci, speriamo. E grazie a tutti che ci avete seguito e domani sempre alle 12 non ci sarò io, ma Nicola Taddeo credo che intervisterà Pietro del Soldato. Ciao a tutti e Grazie, anche grazie. grazie a Ciao Nora, tutti. grazie mille, grazie. Ciao. Ciao, ciao.